Joel è in ospedale. Joe? No, Joel. Joel chi? Joel Green. Ah, dice sul serio. Salve. Salve, ragazzi. Kavanaugh non vuole parlarvi. Che c'è, capo? Joe Green è finito in ospedale. Già, l'ho saputo, lo stavo dicendo ad... Già, terribile. È terribile che sia ancora vivo. Avremmo dovuto mandarne uno più in gamba. Sedetevi. La prego, gliel'ho già detto, sì, io calmi, devo telefonare, Green, io... Mi dispiace molto, signore, non può telefonare a nessuno. È un ordine del medico. Ma devo farlo, solo una telefonata. Cerchi di capire, deve riposare. Oh, infermiera, le prometto che da ora in poi obbedirò a tutti i suoi ordini se lei mi lascia parlare con Johnny Cave. Deve credermi, è davvero urgente. E va bene, faccia questa telefonata, ma che sia l'unica. Porti il telefono al signor Green. Oh. Pubblico ufficiale ferito in un incidente. Dipartimento pesi e misure. Oh, sì, signor Green. No, signor Green. Sono certa che non c'è perché c'è stata una chiamata per il signor Cave un minuto fa dal procuratore. Sì, signor Green. Appena rientra gli dirò che vuole parlargli. Sì, sarà fatto. Si prenda cura di se stesso. E non si preoccupi. Pronto? Avete trovato il signor Cave? Continuate a provare, richiamerò più tardi. Dov'è la stanza del signor Thornton, per favore? 212 secondo piano. Grazie. Il dottor Richards, per favore. Prima sala sulla destra, terza porta. Centralino? Sì, sta salendo, dottor Richards. Scusi, signorina, vorrei vedere Joel Green, per favore. Al signor Green non è permesso ricevere visite. Allora, può dirgli che è passato Johnny Cave? Il signor Cave? Oh, l'ho cercata dappertutto, signor Cave. Vada pure, è nella stanza 612. 612, grazie. Johnny, te l'assicuro, l'incidente non è stato casuale. Io stavo attraversando le rotaie. Davvero? All'improvviso la macchina che stava davanti alla mia ha frenato bruscamente. La stessa macchina è ripartita subito dopo, proprio quando è arrivato il tram. Poi, quando ho ripreso conoscenza, mi sono ricordato di un volto. Uno degli uomini si era girato per guardarmi poco prima dell'impatto. E lo hai riconosciuto? Credo che sia uno della banda. Di Kavanaugh? Sì, di Marty Kavanaugh. Non l'ho mai incontrato, ma credo che presto avrò a che fare con lui. No, non voglio. Johnny non sei più su un ring. Ricordatelo, ora sei nel dipartimento dei pesi e misure. Le prenderai a lui le misure? Ascolta, voglio darti una possibilità. Ma alla procura vogliono delle prove, Johnny. Niente chiacchiere. E hanno detto che resterò qui per settimane. Così ho intenzione di farti ispettore capo. Me? Sì. Al mio posto. Sono certo di poter contare su di te. Grazie, grazie, Joel. Ne sono onorato. Di niente. E ricorda, tieni sempre la testa sulle spalle e i pugni dentro le tasche. Sì. Starò in guardia. Dovrai farlo, Johnny. Questo Kavanaugh è molto pericoloso. Ma noi ne faremo un sol boccone e il problema sarà risolto. Purtroppo Kavanaugh è soltanto l'inizio. Il peggio deve ancora arrivare, Johnny. Forse c'è qualcuno più in alto. Chi? Vorrei saperlo anch'io. L'orario di visita è terminato, signore. Stavo andando. Bene. Tienilo a mente, Johnny. Non lasciare che quel farabutto continui a girare liberamente. Non preoccuparti, non accadrà. Ci facciamo una partita la prossima volta? Arrivederci. Arrivederci, figliolo. Pronto? Janet, hai un appuntamento a pranzo. Quando e con chi? Oggi, con il tuo futuro sposo, ricordi? Vagamente. Il suo nome, prego. Oh, sì, Johnny Kay, ma certo, il grande, come dice lui stesso. Dubiteresti di lui? Solito posto, 12:30. E non tardare. Cosa non tardare? Ma questa è veramente bella, che coraggio. Ma di che cosa stai parlando? Sono io quella che sta lì ad aspettare 20 minuti che tu ti faccia vedere. Va bene, va bene, va bene. Allora, mi hai sentito? Non fare tardi. Io non ho mai portato un minuto di ritardo.
Leonardo, sei soltanto un rozzo mascalzone. Se pensi che sia ancora disposto ad accettare il tuo comportamento, stavolta ti sbagli di gro... Incandescente. Sostituirò Joel Green finché rimarrà in ospedale. Voi sapete, è superfluo che faccia nomi, chi ce lo ha mandato. E perché? Perché Joel è il tipo d'uomo che non si fa corrompere da nessuno. È facile imbrogliare una casalinga. Ci vuole poco ad aggiungere qualche oncia sul peso della carne oppure su quello delle patate. Ma riflettete su questo. L'America spende il 40% delle entrate in cibo. Se soltanto il 5% delle persone viene truffato, pensate al guadagno in un anno. È un grosso affare. Ed un grosso racket. Quelli che stanno dall'altra parte non si fanno scrupoli e vi renderanno le cose difficili. Quindi se c'è qualcuno fra voi che vuole tirarsi indietro, questo è il momento di farlo. Grazie. Questo ci rende unanimi. Ora, guardate questo aggeggio. Uno dei più recenti. Questo è un peso da 2 libbre. Ora lo aggancio. E sono in effetti 2 libbre. Ma seguite la mano. Un pessimo affare per la casalinga. Voi rimarrete sorpresi nell'apprendere i nomi dei negozi che usano questo trucco a loro vantaggio. Ora, siamo arrivati a un punto delicato. Più di uno di quelli che pizzicherete vi offrirà una bustarella. Qui dentro c'è stato qualcuno che in precedenza ne ha accettate. Non dico altro. D'accordo, ragazzi. Ora Callen, Hobbs e Barnes vi forniranno i dettagli. Arrivederci. Molto bene. Morris, lui sarà con te, è uno dei nuovi. Mostragli tutto. Va bene, amico. Eri in ritardo. Sì, questo è vero, non posso discuterlo. Ero in ritardo, ma vuole sapere dov'ero? A guardare su tutti i giornali per vedere se avevano dato la notizia che lei è il nuovo capo del dipartimento. Da dove vieni? Beh, sono nato sull'isola di Great Blasket, sulla costa sud-ovest dell'Irlanda, ma ho trascorso gran parte della mia infanzia in una specie di villaggio nei dintorni della contea di Mayo. Non è il tipo da mercato ebraico, credo che sia meglio venga con me. Puoi prenderselo. Non ho capito il tuo nome. Patrick James Aloysius Halley. Ma se non ti dispiace, ti chiamerò Aloysius. Oh, va bene, va bene. Allora, è questo. Abbiamo molte segnalazioni. Oh, Aloysius, comprerò delle fragole. Signore? Quanto costano? 25 centesimi. Sono fresche? Fresche? Queste sono appena colte dal campo. Le prendo. Bene. Sa, c'è una storia in Irlanda che dice che va bene cogliere le fragole, ma che non si deve sradicare la pianta, perché sotto la pianta vivono le fate buone e se le scopri perdono i poteri da cui potresti trarre beneficio. Molto interessante. Ma non ci sono fragole in Irlanda. Ma io posso giurare di averle viste al mercato della contea. Me lo ricordo. Adesso comprerò 5 libbre di zucchero. Buongiorno, signore. Buongiorno. Vorrei 5 libbre di zucchero. Bene. Quant'è? 28 centesimi. Ecco a lei, sono contati. Bene, Aloysius. Cosa vuoi per cena? Non saprei. Qualcosa di sostanzioso. Ho molta fame. Vorrei mangiare della carne. Ho giusto un debole per il pollo. Mi dia un pollo ruspante, uno da 6 libbre. Va bene. Ecco a lei, 6 libbre giusta giusta. Glielo incarto? Mi faccia vedere. Un cilindro di piombo. Appena covato. Reggi questo. Ehi, che le salta in mente? Ehi! Signor Reed! Signor Reed! Molto astuto. Cade in questo cassetto e non fa rumore. Niente male, niente male. Che succede? Chi è lei? Sono suoi questi? Accidenti, ma come sono finiti lì?
Domanda buona come la mia. Dammi lo zucchero. Quattro libbre e un quarto. Io ho pagato per cinque. Io non riesco a capire, signore. Cercherò di spiegarmi meglio. Le fragole? Di questi ne ho già visti parecchi. Mi rivende quel pennuto per 15 bigliettoni? Oh, sarebbe uno spreco di denaro. Non sarà buono quando uscirai di galera. Lo portiamo via, Aloysius, è una prova. Non mi può scappare di mano. Dammi quel bollo! Dammelo! L'abbiamo comprato, quindi dammelo! Lascialo, detto! Lascia! Ehi, tu! Dammelo! Mi hai sentito? Dammelo! Ecco quel cane resta. Mi dispiace molto, signore. Non dovevo fidarmi di te. Ora tienilo stretto. Fate un'altra mossa e sarà peggio per voi, eh? Andiamo. Buongiorno, il piano? Cinque. Sì, signore. Le ho mai raccontato di quella storia sui giganti? Ah, c'erano degli enormi giganti in Irlanda, così grandi che sedevano sulle montagne e si lanciavano colline tra di loro. E poi c'erano i lillipuziani. Piccolissimi uomini non più grandi del suo pollice, e li poteva vedere camminare in giro. Mia nonna mi raccontava di Lucifero, il diavolo, che aveva un ginocchio grande e un ginocchio piccolo. L'hai mai visto? Oh, ma sì, tante volte. Lo immagino. Sono 93, signore. Avrei bisogno di una ricevuta, grazie. Sì, solo un minuto. Questo è l'ultimo, devo pranzare con la mia ragazza. La porti alla caffetteria, ecco, le assicuro che no, è un posto. No, andiamo a Rizzo oggi, dobbiamo festeggiare. È un evento. Ah, capisco. Ma quanta ce n'era là dentro? Nemmeno una goccia. Questa macchina ha due serbatoi. Uno per camminare, l'altro per misurare i galloni. Ah. Come pensavo, poco più di quattro galloni. Bene, grazie. M'era già stato ammonito la scorsa estate. Ora ha una citazione. No, aspetti un minuto, ascolti. Non posso pagare a voi la multa ed evitare di andare fino all'ufficio. Che ne pensate di 20 bigliettoni? No, li risparmi per la multa. Metti quel serbatoio in macchina. Non vi permetterò. Che fa? Si è fatto male alla mano? No, no. Non è niente. Janet, spedisca un assegno di $1,000 per la missione Midnight. Grazie ancora, signor Canning. Oh, si figuri, è stato un piacere. Arrivederci, signor Martin. A presto. Oh, signor Canning, le dispiace se lo spedisco dopo pranzo? Ho un appuntamento col mio fidanzato. Vada pure. Oh. L'assegno può anche aspettare. Grazie, signore. Gianni, caro, sei in ritardo di 5 minuti. Tu sei fortunata. Altre mi hanno aspettato per giorni. Allora non capisco perché non torni da loro. Sei ancora in tempo, sai, e per me va benissimo. Mm.
Il mio migliore amico è in ospedale. In Spagna c'è la guerra civile, in Giappone i terremoti e tu indossi quel cappello. Cos'ha che non va? Mi mette a disagio. Ti mette a disagio? Sì, è come se lo indossassi io. Beh, invece a me piace. Dove andiamo a mangiare? Andiamo a Ritz. Non possiamo permettercelo. Andiamo in un posto più economico. Amore, dobbiamo festeggiare. Non ci voglio andare. E invece andremo proprio a Ritz. Io lì non ci voglio andare. Per la prima volta da quando ci conosciamo farai quello che ti dico. Quindi andiamo a Ritz. Spinaci. Fagioli, grazie. Bella roba. Un ispettore capo in fila che spinge un vassoio. Non li mangi gli spinaci? Sì, certamente. Un'altra porzione, grazie. Ah, bel modo di parlare a un ufficiale. Vorrebbe degli spinaci da un ispettore capo? Che stai borbottando? Arrosto. Joel Green è all'ospedale. No. Sì, ha avuto un incidente. Oh, mi dispiace, qualcosa di grave. Dovrà restarci per parecchie settimane. No, oh, andrò a trovarlo. E tu assumi la sua carica? Già. E perché non me l'hai detto? Beh, ecco, l'ho dimenticato. Questo vuol dire più responsabilità. Vado avanti, ha fermato la fila. Mi perdoni, ma mia madre mi stava dicendo cosa devo mangiare. Macedonia, due. No, per me torta di mele. Niente torta di mele. Macedonia. Mi aveva detto che avrebbe pranzato a Ritz, ma questo posto è molto più accogliente, vero? Già, molto accogliente. Ho depositato i tuoi soldi in banca. Eh? E ho anche una sorpresa. Ho trovato le nostre fedi. Sai, sono semplicissime, ma davvero deliziose. Ho visto un bel servizio di argenteria, ma forse prima avremmo già bisogno di... della camera da letto e soprattutto della cucina. Ma non possiamo permettercelo, Johnny, aspetterò. Visto che decidi tutto tu, quando faremo il grande passo? Sì, ho pensato anche a questo. Che ne dici? Tra 3 settimane. Fra 3 settimane? Avrò altre 2 paghe. Potremmo farcela. Contento che ti ho fatto risparmiare? Ora abbiamo abbastanza soldi per arredare un appartamento. E con un pagamento rateale potremmo anche... Un pagamento rateale? È una truffa. Johnny, per te tutto è una truffa. Tutti sono dei ladri, tutti sono dei delinquenti. Tu non credi nella filantropia. Insomma, tu non credi negli uomini. Tu non credi nemmeno in uomini come il signor Cannon. Tutto quello che so di lui è che è il tuo capo. Oh, Johnny, sei senza speranza. Che faresti se ti dicessi che Joel Green è un disonesto? Direi che sei cieca. Joel Green è un uomo onesto. Questo è esattamente quello che penso io del signor Canning. Ne sono certa, perché lavoro con lui da anni. Ero lì dentro da prima che lui mi prendesse come sua segretaria. Oh, va ti bene, assicuro va che bene, stando lì ogni giorno. Va bene, va bene, io... va bene. Ah. Ti amo. Ti amo anch'io. Shh, guarda. Oh! Signor Haley? Sì, mi dica. Posso avere qualche sua informazione per il mio archivio personale? Certamente, domandi. È sposato? Non ancora. Ha bambini? Oh, che sciocca. Sì, voglio dire... No, voglio dire, ce l'ha già il mio numero. Ce l'ho il suo numero. Lei ha già il... Oh, signor Haley, mi chiedevo se per caso fa la mia stessa strada. Bene, da che parte deve andare? Beh, in effetti, io abito sulla 191esima, ma... È davvero sorprendente, io sto andando proprio a 2 isolati da là. Fantastico, mi terrebbe lo specchietto, per favore? Haley, Haley è un nome talmente bello. Sai che suona in un modo meraviglioso? Le ho già raccontato la storia della dinastia degli Haley? No. Oh, conosce Carlo Magno? Fu l'imperatore dell'intero Ovest. Lui fu il primo degli Haley. Dominò anche sull'Irlanda. È da lì che vengo io. Lo sa che io sono il primogenito del primogenito del primogenito per 600 anni in linea diretta fino ad arrivare... Haley, ce la sia. Sì.
Sono le 6:10 e non paghiamo straordinari. Allora, ci vediamo domani, eh? Sei puntuale? Io sono sempre puntuale, eccetto quando... Buonanotte, Aloysius. Non lavori fino a tardi, Johnny. Io dico sempre che l'uomo non è felice se non gli piace il suo lavoro. E l'unico modo per apprezzare il proprio lavoro è di farne poco. Eccetto nel caso in cui si debba fare qualcosa che non si può evitare di fare. Nel qual caso si può sempre lasciare il proprio lavoro perché si è... Buonanotte, Aloysius. Buonanotte, Hazel. Buonanotte. Abbi cura di te. Non si preoccupi per lei, ha mille risorse. Certo che ne ho, se smette di parlare abbastanza a lungo da farvele usare. Va bene. Lei è Johnny Cave, vero? Già. Marty Cavanaugh, presidente del circolo sociale. Dovevamo incontrarci, abbiamo molte cose in comune. Non entra, signor Cavanaugh? Se vuole, può chiamarmi pure Marty. Beh, questo lo deciderò io. Lei non deve fare proprio niente, giovanotto. Si accomodi. Grazie. Sono io che posso fare qualcosa per lei. Le piacerebbe entrare nel mio club? Abbiamo un grande bisogno di giovani come lei. Grazie, ma non possiamo aderire a nessun tipo di associazione. Bene. Spetta a lei occuparsi del suo futuro. Ma un giorno potrebbe raggiungere la mia posizione. Non avrei la figura adatta. Potremmo sempre fare in modo che lei possa averla. Molto carino. Cave, un mio amico mi ha parlato di lei. La tiene in alta considerazione. Ah, molto bene. Si sieda. Questo amico mi ha chiesto in particolar modo di fare qualcosa per lei. Che ne dice di capo sezione per 200 al mese? E sarebbe solo l'inizio, capisce? Ascolti, lei può... Un momento. Che cos'ha in mente? Ecco, mi capita di avere una citazione qui con me che lei ha fatto al Paradise Market. Vuole che me ne dimentichi? L'idea è questa. Lei fa qualcosa per noi e noi le lasceremo un bel pezzettino di torta. No, grazie, non posso accettare. Perché comportarsi così nobilmente? Trattarmi con quell'aria di sfida. Ascolti, sono fatti così poco importanti. Un droghiere o un macellaio addebita a una donna il 3 o 4% in più di quello che dovrebbe. E allora? A lei certo non peserà. Guardi, le mostro cosa voglio dire. Ha 3 penny? Per cosa? Coraggio, avanti, avanti, me li dia. Ah, 3 penny. Ora, per dimostrarle che non significano niente... Vede? Lei ha perso 3 penny. E non ne sente la mancanza, vero? Beh, ecco, dipende. Le mostro cosa voglio dire. Vede? Lei ha perso un cappello. Ne sente la mancanza? Mi ascolti, Johnny. Possiamo fare qualcosa per lei o a lei? Come quello che avete fatto a Joel Green? No, stia calmo. Stia a sentire. Mi scalderò per chiunque minacci i miei uomini o cerchi di sfilare soldi da qualche portafogli. È una strada a senso unico, Cavanaugh. Ci si incammini e mi troverai in fondo. Non sente ragioni, dategli una lezione. Salve, Rosso. Spostati, ragazzo. Ehi, dove credete di andare? Andiamo nella tua direzione. No, non è vero. Andiamo nella nostra. Sì, hai ragione. Allora che stiamo aspettando? Forza, facciamola finita. Stiamo semplicemente pensando. Cerca di pensare anche tu, Rosso.
Stai forse cercando di suicidarti? Volevo solo sgranchirmi le gambe. No, non ci sperare, non è per noi. È per qualche pollo che si è fatto prendere. E ora forza, muoviamoci. Non mi piace il tuo soprabito. Tieni, indossa questo. Perché? Indossalo. Chi vi ha ordinato di fare questo? Un uccellino, il primo merlo di primavera. Sente come puzza di whisky. Di certo stava bevendo mentre guidava, mettendo così in pericolo tutti i passanti. Ha ragione, è vero. Ma è una vergogna. Forza, coraggio, andiamo. Ce la fai a reggerti in piedi? Lei ha i capelli rossi, indossava un soprabito a quadri e non sa di cosa sto parlando? Già, e aveva una pistola in tasca. Avanti, dica qualcosa. Che cosa volete che vi dica? Insomma, sono stato incastrato. Mi hanno riempito di whisky, colpito e poi lasciato in terra. Lo hai detto 14 volte. Già, e lo dirò per altre 14. Così non arriveremo a niente. Fa entrare il testimone. Salve, Johnny. Che cosa ci fai qui? È lui l'uomo. Lui sarebbe l'uomo che mi ha assalito? Già. Vi sbagliate? Questo è un mio caro amico. Come stai, Johnny? Che cosa? Sicuro, Johnny Cave, ispettore capo dei pesi e misure. Che mi dice dei capelli rossi e di quel soprabito? Non potete arrestare un uomo perché ha i capelli rossi. E il soprabito non è affatto questo. Quello che indossava l'assalitore era di un altro colore. E la pistola? Cave ha una licenza, non è vero, Johnny? Devi smetterla di indossare quel soprabito. Un capo così è destinato a metterti nei guai. Ti servirà da lezione. Sai, questo mi ricorda la storia di quell'uomo che dopo il matrimonio colpì sua moglie con un pugno. E a quel punto le disse, lo so, non c'era motivo. È per metterti in guardia. Va meglio la testa? Molto meglio. Davvero? Sì. Sono contenta. Fai più bene tu di tutte le aspirine. Johnny, in un certo senso la colpa è tua. Perché? Beh, per il tuo modo di comportarti. Non puoi calpestare i piedi alla gente e aspettarti che a loro piaccia. Sei troppo aggressivo. E quell'irlandese... Che cosa ha l'irlandese? Io non ho detto niente contro di lui. Sì che l'hai detto. Non l'ho detto. Ci risiamo, ne approfitti alla prima occasione. È inutile essere gentili con te. Lasciami dire una cosa, Johnny Cain. Se solo ascoltassi bene, un po' bene, di più la gente... Va bene. Ti amo. Ti amo anch'io. Posso avere la vostra attenzione su questa incantevole seduta d'amore? Ascolta, cara. Ho un appuntamento dal sindaco fra 5 minuti. Oh. Prendi quello che ti piace. È qualcosa dove io possa appoggiare i piedi. Ciao. D'accordo, ciao. Che cos'ha per i piedi? Uno sgabello. Sì? Ho un appuntamento. Il mio nome è Cave. Oh, signor Cave, mi dispiace, ma il sindaco non è ancora tornato. Vuole aspettarlo? Non posso, devo fare troppe cose importanti. Oh, signor Cave, il sindaco ha molta urgenza di vederla e vuole aspettarlo qui? Sta per arrivare dal Ponte Nuovo e aveva il discorso di inaugurazione. E chi gliel'ha scritto? No, signor Cave...
Ha chiamato il signor Canning. Suggerisce che la direttrice dell'orfanotrofio della contea sia immediatamente rimossa. Buon pomeriggio, signor sindaco. Buon pomeriggio, ragazze. Grazie. Il signor Cave la sta aspettando. Oh, bene. Non ci faccia disturbare da nessuno. Sì. Ah, signor Cave. Sono lieto che sia qui. Ho buone notizie per lei. Innanzitutto voglio congratularmi per l'ottimo lavoro. Da quando è al Dipartimento Pesi e Misure, il suo nome è diventato sinonimo di onestà. La ringrazio. Rispetto allo scorso anno abbiamo un incremento del 53% degli arresti. Io attribuisco questo risultato al suo lavoro. È superbo. Colossale. Esattamente. Ora desideriamo ricompensarla, indicandola alla Commissione Tasse del Governo come investigatore speciale. L'incarico prevede il raddoppio del suo attuale stipendio. È molto allettante, a vostro onore, ma... Come uomo più anziano di lei, che ha dedicato una gran parte della sua vita al servizio della comunità, le consiglio di accettare. Noi abbiamo bisogno di un uomo del suo calibro nella Commissione Tasse. Un gran bisogno. Come spesso è stato detto, la necessità è... La madre della rimozione? È una battuta, signor Cave. Se lo è, la trovo pessima. Ah, mi perdoni. Io le sono molto, molto grato per questa opportunità, ma non posso accettarla adesso. Temo che quel posto non possa aspettare. Ah, cosa serve essere delicati, se si può essere se stessi. Ora mi ascolti. Io resto al dipartimento e nessuno mi sposterà da lì. Lo so che sto pestando i piedi a molte persone e so anche che qualcuno vorrebbe tanto togliermi di mezzo. Sono affermazioni audaci, signor Cave. So che non la pensa così. E invece sì. E puoi riferire al signor Kavanaugh, che le ha chiesto di chiamarmi, le mie esatte parole. Sta insinuando che il signor Kavanaugh guida la politica di quest'ufficio? Lei cosa pensa? Mi chiami Abel Canning al telefono. Sì? Un arrogante, presuntuoso attaccabrighe. Un uomo pericoloso. Va fermato. Sì, va bene. Troveremo un modo. Ci vediamo al golf domani mattina. D'accordo. Signorina? Lo so, ho già avuto un preavviso. Temo che lei si sia opposta troppo energicamente. Signor Cave, ci stava truffando. Per molto tempo le consegne sono state molto più povere di quanto ci chiedevano di dichiarare. Non si agiti. Non perderà il suo lavoro. C'è ancora bisogno di lei qui. Il mio dipartimento provvederà a sostenerla se collaborerà. Farò tutto ciò che mi chiede. Andrà, non sarà molto. Grazie. Restate dove siete. Sì, così va bene. No, anzi, andate un po' più indietro. Facciamo un'altra foto qui davanti. Ecco, bravi ragazzi, così. Tu mettiti qui. Adesso un bel sorriso, eh? E guardate l'uccellino. Ecco qui, fatto. Questa era splendida. Hai la luce giusta, Luigi? Giustissimo, ho tutto sotto controllo per quanto riguarda le fotografie. E qui ho una lista di tutti quelli che lavorano al mercato oggi. Bravo. Sono tutti, Joe. Ecco qui, metti una firma. Ehi, cosa credi di fare? Calmati, non scaldarti. Voglio vedere se il tuo capo sa contare. Sembra esserci una piccola differenza tra i pezzi ricevuti e quelli spediti. Almeno il 50%. Certamente, è sempre così. Aspetta un minuto. Voglio che firmi questo. Non io, ficcanaso. Non voglio perdere il lavoro. Se non firmi ora, lo rimpiangerai in una cella.
Qui, in basso. Ne ho uno anche per te. E non firmare con una X. Ciao, amore. Gianni, che ci fai qui? Sono passato a farti un saluto. In orario d'ufficio non dovresti. Cosa puoi dire a un uomo innamorato? Volevo vederti. Com'è andata da sindaco? Mi ha offerto un lavoro. Un buon lavoro? Nella commissione tasse del governo. Oh, Gianni, è magnifico! Ma non saprei. Gianni Cave, non ti lascerai sfuggire una fortuna come questa. Può essere la nostra grande occasione. Pensa cosa significa per noi. Shh. Janet. Arrivederci, Canning. Rosso, che piacere rivederti. Giuro che non ci speravo più, almeno dai tempi di Jersey City. Come stai, Pete? Ehi, direi che ti sei rilassato. Oh, me la prendo comoda. Voglio godermi la vita. Sai, ho ceduto tutte le mie distillerie ad alcuni grossisti. Vogliono prodursi in proprio la merce. Che sporchi bastardi. Che ci fai qui? Sono venuto per il passaporto. Vado in Inghilterra. Me la vado a spassare con i reali. Bevute di birra, caccia alle volpi. Ehi, perché cacciano le volpi? Per sport, credo. Boh, lo eviterò. Sono un vero gentiluomo adesso. Ho 3 milioni di dollari in contanti su diversi conti in 22 banche. Che c'entra Canning con questo? Avete lo stesso sarto? Il sarto? Che ci faccio con un sarto? Non mi serve. Già, ti serviva il passaporto. E Canning me l'ha procurato. Gentile? Gentile? 5.000 dollari li chiami una gentilezza? Ascolta, Rosso, negli ultimi anni ho pagato a Canning e i suoi 1 milione di dollari. Non mi lamento, mi serviva protezione e loro me la davano. No, non sapevo che facesse di questi affari. Non l'hanno mai scoperto. No, nessuno può scoprirlo. Non si può mai dire. C'è sempre qualche buccia di banana. Non per lui, Rosso. Ma tu perché sei qui? Per amore. La segretaria è la mia ragazza. Ci sposiamo. Le mie congratulazioni, ragazzo fortunato. Grazie. Janet, ti presento un mio amico. Questo è Pete Riley. Lavoravamo insieme. Come sta? Erano altri tempi. Sono molto lieto. Ha fatto un ottimo acquisto. Lo credo anch'io. Ehi, darò una festa stasera al Quill. Ho prenotato l'intero ristorante. Voglio che veniate. Sarà una cosa molto elegante. Oh, dovete venire. Farò anche un discorso. Non voglio perdermelo. E tu, cara? Grazie, signor Riley. Verremo. Magnifico. 9:30. A dopo, vecchio amico. Mi raccomando, tieniti leggero. Ci sarà un sacco di roba da mangiare. Bene. Ha parlato alla radio, ma una volta... Ha parlato alla radio? Sì, ha detto... Ciao, mamma. Sono contento di avere vinto. A me l'ha raccontato dopo. Sono contenta che tu non combatta più. Ascolta, tesoro, a proposito di quella Amore, proposta... Amore, faresti una cosa per me? Farei qualsiasi cosa. Se ti provo che questo tuo capo non è il lucente esempio di onestà che sembrerebbe, faresti un lavoro di spionaggio? Gianni, come puoi propormi una cosa così... Che c'è di... Signor Canning, questo è il signor Cave. Signor Cave, Dipartimento Pesi e Misure? Esatto. Bene, sono molto lieto di conoscerla. La ringrazio. Si accomodi. Grazie. Non vorrei trattenerla se stava andando a casa. No, anzi, vorrei fare 2 chiacchiere con lei. Si sieda, prego. Grazie. Suo onore, il sindaco, abbiamo giocato a golf giusto ieri. So che lo ha messo in difficoltà con il governatore. Oh, davvero? Sì, è così. Lui aveva promesso che gli avrebbe trovato l'uomo di cui aveva bisogno. Invece so che lei lo ha freddato. Oh, mi dispiace se vi ho rovinato i programmi. Lei sta commettendo uno sbaglio. La mia esperienza mi spinge a darle qualche consiglio che lei potrà seguire o meno, ma... dovrebbe prendere questa offerta più in considerazione. È una grande opportunità, signor Cave, mi creda. Le potrebbe aprire la porta, per così dire... ha un futuro molto brillante. Cosa ne dice? Crede che dovrei farlo? Sì, lo credo. Perché non dà la notizia alla stampa locale? Buona idea. Lo faccio subito. Vorrei congratularmi con lei per la sua grande carità. So del suo ultimo regalo. No, grazie. Murphy, grazie. Murphy? Johnny Cave, ufficio pesi e misure. Ho una storia per l'edizione del pomeriggio. Scottante? Giudichi lei, il titolo è... Abel Canning ruba il pane di bocca all'orfanotrofio. Trattiene derrate destinate a loro.
Mandi qualcuno da me tra 20 minuti. Ma come si permette? È ora che vada, Canning. Ho un appuntamento. Provi a farlo e si pentirà di essere nato. Ci vediamo in galera, ladro di polli. Come ti permetti di dire certe cose? Sentirai quello che il procuratore dirà di lui. Ascoltami ora, Johnny. Starne fuori, va bene. Le manderò la citazione più tardi. Arrivederci. Mi dispiace molto, signor Canning. Non si dispiaccia per me. È per lui che deve farlo. Se consegnerà il suo ridicolo schema d'accusa ai giornali, io... Io non dovrò fare niente. Sarà condannato dall'opinione pubblica e avrà inoltre una denuncia per diffamazione. Johnny, ti sbagli, ascoltami. Tu non conosci affatto il signor Canning, è un uomo onesto. Lui ha fatto molto per me. Mi ha mandato alla scuola per segretaria e mi dà lavoro. È stato come un padre per me. No, Johnny, ti stai sbagliando. Beh, non fare niente che io non possa perdonarti. Non avrai niente di cui perdonarmi. So quello che faccio, io... Scusate, ragazzi. Allora? Stampatela. Grazie, signor Cave. È davvero una bomba. Presto. Svelti, svelti. Canning accusato di appropriazione indebita. Vittime di frode. Canning accusato di truffa. Filantropo accusato di truffa. Dipartimento pesi e misure? Qui è l'ufficio del procuratore. Vorremmo che ci mandaste subito tutta la documentazione del caso Canning. Un momento, prego. Signor Cave, l'ufficio del procuratore richiede la documentazione del caso Canning. Andrò personalmente tra 2 minuti. Il signor Cave verrà personalmente tra 2 minuti. Grazie. Se qualcuno mi cerca, sarò qui fra un'ora. Va bene. Tutto bene, amico? Sono inciampato, può darmi una mano? Sì, certo. Sì. Pronto? Sì. Ottimo lavoro, Barton. Devi portarmele subito qui. Pensandoci bene, signor Canning, era un pessimo accordo. $500 non sono abbastanza. Quelle carte valgono di più. Oh, direi circa forse... 5.000. 5.000? Ma non hai corso alcun rischio. Non con me alle spalle. Perché lo vuoi correre proprio adesso? Sì. Allora stia a sentire. Sarebbe inutile procurarmi un improvviso incidente, perché un mio socio riferirebbe al procuratore dove sono le carte. No. No, sarò irremovibile stavolta. Voglio $5.000 o darò le carte a qualcun altro. Trovato niente, Pat? L'ho descritto meglio che potevo. È successo così in fretta, ero completamente stordito. Lo sono ancora.
Beh, sbrigatevela da soli. Siete voi il dipartimento di polizia. Continuate a cercare, sarò di ritorno fra poco. Già. Bene, ciao. In un momento come questo tu indossi quel cappello. Pubblico ufficiale accusato di estorsione. Abel Canning richiede azione giudiziaria contro John Cave. Un brutto affare. Ci puoi giurare, Johnny. Questo cos'è? Il tuo libretto, ci sono i tuoi risparmi. Non era tuo compito. No, non più. Oh, cara, adesso non vorrei dire... È finita tra noi. È finita. Amore, devi lasciarmi spiegare. I tuoi giornali, ne ho abbastanza. È inutile, Johnny, tu mi hai ferita. Ti avevo pregato di non farlo, ma tu non mi hai ascoltata. Sei arrogante, testardo, non saremo mai felici insieme. Io ti amo, ma vedrai che mi passerà. E non... Oh, Johnny, non ti voglio rivedere mai più. No. Che ne dici di questo? No. E guarda questo tipo. Ci siamo, Pat. È lui, ne sono sicuro. Joe Barton, alias Beldon, alias Belkovitz, ex lottatore, 4 condanne. Dobbiamo interrogare quest'uomo. Portatelo qui, va bene, Pat? Quanto ci vorrà? Mi serve Charlie, Joe, 2 uomini e una macchina tra circa 20 minuti. Charlie! Ascolta. Non potete proprio farmi niente, lo sapete. E inoltre non avete nessuna prova per trattenermi. Potrei farvi passare dei guai. Eh? Ti senti potente, eh? Già, lo sono. Con una telefonata posso liberarmi di voi in 5 minuti. C'è tutto il tempo. Le sale da gioco possono attendere. Non ricordi di aver assalito quest'uomo e di avergli rubato delle carte? Non gioco mai coi bambini. Stai calmo, Johnny. Parlerà o lo terremo qui fino a Natale. Di, come mai hai 6 biglietti per il raduno politico di Kavanaugh al Moonlight? Marty è un tuo amico? In un certo senso, e allora? Niente. Mike, portalo di sotto per un po'. È stanco, ha bisogno di riposare. Non potete farmi questo, ho un appuntamento molto importante. No. Mike, racconta al signor Barton la storia dell'ergastolano che voleva sapere che ora era. Andate. Sarà difficile riuscire a farlo parlare. Già, ho notato. Abbiamo il suo indirizzo. Mi piacerebbe fare una visitina. Ci stavo arrivando. Ecco l'unica chiave. Guarda qua. Sua madre deve avergliela data da rosicchiare. Grazie, Pat. Vai con calma ora, Johnny, e controlla bene anche nel tubo del lavandino. Non mi si prende in giro. Guarderò dappertutto. Buona fortuna.
E non voglio sentire più ragioni. Voglio che Joe Barton sia rilasciato ora. Bene, vedrò che cosa posso fare al riguardo. Non c'è niente da vedere, lo farai. Sì, va bene. Margie, mi chiami il capitano Hanlon al telefono. Non hanno nulla contro di lui. Ho lasciato andare Barton. Ordini del capo. Ma non fa niente. Io non volevo Barton, ma quelle carte. Dici che le ha ancora? Sì, per questo lo hanno tirato fuori. Giusto. Mi piacerebbe dargli una lezioncina per come ha inveito contro di me per averlo trattenuto. Ha detto che aveva a malapena il tempo per lavarsi e vestirsi. Andava alla festa che ha organizzato Pete Riley. Hai detto alla festa di Pete Riley? Sì, lui è un invitato. Anch'io lo sono. E ho anch'io giusto il tempo di andare a cambiarmi. Voglio vedere di nuovo Barton. Stai attento, Johnny. Barton è un duro. Lo avevo capito. Ho combattuto non so più quanti incontri. Adesso voglio divertirmi in un paese dove c'è rispetto per la legge e l'ordine. È ciò di cui abbiamo bisogno, ovvero rispetto per la legge e per l'ordine, perché stiamo arrivando al punto che se rubi un milione ti fanno anche l'applauso. Non si rendono conto di quello che fanno. Avevamo un proibizionismo organizzato. Tutti facevano grana e loro abrogano. Sì, hai ragione, è proprio così. Ragazzi, mi dovete scusare, devo ricevere gli amici. A dopo. A dopo, Pete. Allora, è tutto a posto? Finalmente. Ti consiglio di non mangiarle quelle rose. Sono uova di pesce in un toast. Oh, ciao, come stai? Che piacere vedervi. Sono davvero contento. Perché non prendete da bere? C'è dello champagne. Oh, salve. Calcato, prendete uno. Non ci pensare, goditi la serata. Colonnello, come stai? I miei complimenti, signore. Di un'eleganza davvero speciale. Complimenti. Mio caro. Una bellissima serata. Prendete altro champagne. Ciao Jimmy, ciao Grace, come state? Che piacere vedervi. Charlie, come ti va? Ciao, come stai? Jerry, bene? Bene. Mi sembra che stia fatto la grande. Sai, ho appena lasciato Andy al bar, perché non lo raggiungi? Certo. Ah, bene. Salve signorine. Salve signor Riley. Dovrò chiamarla Janet. Sono lieto che sia qui, la serata è quasi all'apice, si diverte. Dov'è John? Oh, non è qui. Oh no. Probabilmente sarà stato trattenuto in... Allora speriamo che non ne abbia ancora per molto. Oh, mi perdoni, questo è il signor Parker. Il signor Riley. È un piacere, Parker. Piacere mio. Bene, amici, divertitevi. C'è da mangiare e bere in abbondanza. Grazie. Guardi se in giro c'è qualcuno che conosce. Prego. Salve, Rosso. Finalmente, Janet mi ha detto che sei stato trattenuto. Janet? Sì, è appena arrivata. Da sola? Con un tipo di nome Parker. Oh, bene, va bene, bene. Pete, ti presento Ethel Scott, la mia segretaria. Sì. Questo è Patrick James Aloysio Seli. Qualsiasi cosa dica, sono parole sante. Lieto di avervi con noi. Perché non lascia il sopravvento? Grazie. Prego, accomodatevi. Ho un cugino a Brooklyn di nome Riley, era un conducente di tram, ma ogni tanto faceva il muratore. Avevano una capra, erano 9 ragazzi e loro... Fondarono una squadra di baseball, ci vediamo dopo, Aloysius. Rosso, vieni, devo parlarti. Ascolta, che ci fa la tua ragazza con quello? Oh, ecco, abbiamo dei problemi, è furiosa perché ho attaccato il suo capo. Crede che sia senza macchia. Ma dai. Lo reputa onesto. Intendi Cani? È una barzelletta. No, non per me. Hai ragione. Ti stanno giocando un brutto scherzo. Se ci riescono sei davvero nei guai. Lascia che gli dia una bella lezione. Parlo la loro lingua. No, lascia perdere. Senti, qui c'è un certo Barton. Sì, è un ex lottatore. Già, ci siamo scontrati questo pomeriggio sulle scale del municipio. Mi ha rubato delle carte, tutto ciò che ho su Cani. Quello sporco gliele strappo io. No, non voglio che tu lo faccia, Pete. Lasciami fare a modo mio. Vado a dare un'occhiata qui intorno. Va bene, Rosso, ma se hai bisogno di me chiamami, d'accordo? Va bene, grazie, amico. Io sto solamente badando ai fratelli. Ricevuto. Vuole che io badi ai miei. È la mia festa, voglio che tutti siano felici, specialmente lei e Johnny. Beh, se non le dispiace,
Preferirei non parlarne. Inoltre, non credo che potrebbe capire. Io credo che sia lei che non capisce, Johnny. Non li ha letti i giornali? Quell'uomo è nei pasticci. Vede quel tipo laggiù? Oggi ha scaraventato a terra il suo ragazzo per rubargli alcune carte. È proprio una brutta situazione. Oh, salve, Parker. Le ho tenuto compagnia fino al suo ritorno. La stavo aggiornando su alcuni fatti accaduti. Andrò a fare un giro, ci vediamo dopo. Balliamo? Sì. Io mi trovavo proprio nel cuore della giungla, con un ippopotamo da questa parte, un leopardo dall'altra, e ai miei piedi c'era una tigre, e dritto davanti a me c'era un grosso leone ruggente. Beh, era una situazione piuttosto brutta. E cos'è successo? Cos'è successo? Sono stato ucciso! Oh! Ma come? Ridete? Signor Canning, sono sorpreso di vederla. Quando mi ha invitato, pensavo che dicesse sul serio. Lei qui è il benvenuto come i fiori in primavera. Venga, voglio presentarle alcuni ospiti. Oh, non si disturbi, me la caverò da solo. Oh, va bene, si trovi una dama per ballare. Se vuole bere, chiami un cameriere. Grazie. Ti devo parlare. Sì, certo. È il mio banchiere. Vai a incipriarti il naso. Tornerò subito. Scusami, ti ho fatto male? No, ma aspetti, mi sistemo il vestito. Tutto bene? Sì. Nessuno strappo? No. Bene. Salve, signor Canning. Janet. Le presento il signor Parker. È il mio capo, il signor Canning. Complimenti, signor Parker. Lei è davvero in buona compagnia. Sono d'accordo con lei. Grazie. A dopo. Con permesso. Un momento. Ehi. Dov'è finito quel grosso babbeo con il ciuffo biondo? Intende quello che è salito e sceso dai miei piedi tutta la sera? Sì, l'hai visto? No, non ultimamente. Non mi fa paura, Canning. Sono $5,000 ed è l'ultima offerta. È un furto. Sì. E lei come lo chiama l'accordo che mi aveva proposto? Non penserei che mi porti $5,000 in tasca. D'accordo, allora accetterò un assegno. Non c'è nessun problema. Faremo risultare una vendita fittizia. Sarà un legittimo accordo d'affari. Sa, non fa alcuna differenza per me. Ti dispiace se mi allontano? No, affatto. Riuscirai a trovare Ellie? Sì, non si preoccupi. Non si può essere allontanato, lo troverò. Ci vediamo dopo. Fai uscire me prima. Sì, l'ho visto. Molto meno facile. Mi scusi tanto. Sì, l'ho visto lottare. Lei si è rientrato con un sinistro allo stomaco. Ho battuto così, Kane, l'ultima volta. Guarda, ora te lo mostro. Avanti, coraggio, alza il tuo destro, coraggio. Cosa stavi dicendo? Johnny, stavo raccontando di quella volta che ti ho steso. Non potevi battermi, ero più vecchio di te, ma anche più agile. Ma com'è successo? Io non l'ho mai capito. Bene, tu mi hai tirato un destro e io un sinistro allo stomaco. No, io ho tirato un sinistro. Hai tirato un destro, Johnny? No, Pete, io ho tirato un sinistro. Un destro? No, ti faccio vedere.
Ho tirato un sinistro io, poi un sinistro tu e io un destro mancato. Indietro, fatelo respirare. Prendi un po' d'acqua, Pete. Allora, dov'è l'acqua? Oh, oh, non è niente, non è successo niente. Tiriamolo su. Coraggio, forza. Portategli uno scotch. Uno anche per me. Bene, Pete, spiegagli cosa è successo. Ci vediamo più tardi, d'accordo? Dai, dai, che non è niente. Un bel respiro, un bel respiro. $5,000, Abel Canning. E si sono divertiti tutti. Aloysius. Sì? Vieni qui, per favore. Stavo proprio venendo quando mi hai chiamato. Scusate. Scusa se ti ho disturbato. Stavo facendo paragoni, Hazel. Mio padre diceva sempre, devi sapere qualcosa sulle erbacce per apprezzare le rose. Bene, esci dal giardino e concedimi qualche attenzione. Sì, io stavo dicendo alle ragazze quanto sono fortunato. Ah, eccoti qua, scusa, ascolta. Tieni d'occhio Barton, vado nel suo appartamento. Là c'è Canning, mi raccomando, ti spiego dopo. Scusami. Certamente. Mi perdoni, lei è un amico di Johnny Cale. E ne sono fiero. Ma lei non è la ragazza che sta per sposare? Ecco, lo spero. Beh, con il suo voto, quello di Johnny e il mio, potrebbe essere eletta. È andato a casa? No, è andato a cercarsi un altro po' di guai. Ha un appuntamento con il signor Canning, credo, all'appartamento del signor Barton. Il che mi ricorda che anch'io ho un appuntamento con Barton, mi scusi. Sono stato derubato. Cosa credi? Lasciatemi! Sono stato derubato! Johnny vuole che il signor Barton lo aspetti qui, signor Riley. È importante. Crede di essere così forte da tenere me? È inutile che tu scaldi. Tu rimani qui. Il signor Barton non lascerà la festa. Voglio che resti e che si diverta. Signor Barton, coraggio, amici, prendetevi qualcosa da bere. La festa continua. Dipartimento di polizia. Può passarmi il signor Allon, per favore? Oh, mi scusi, il capitano Allon. Dica che è un'amica di Johnny Cale. Andiamo. Ecco, è qui. Alan e Tim sono già stati qui e hanno guardato ovunque. Quello è il ripostiglio. Prendi una sedia. Sta di guardia. Oh, lei è Cale, scommetto. Dipartimento dei pesi e misure. Già, ispettore capo. Non sarebbe niente male se venisse trovato qui morto ammazzato mentre commetteva un furto. Lei non ha abbastanza fegato per sparare, Kavanaugh. Davvero? Io credo di sì. Non fartelo scappare. Io mi libero delle carte.
La festa non era da Riley? Oh, Marty, è senza licenza. Mike, temo che dovremmo arrestare il signor Cavanaugh. E laggiù abbiamo un piromane. Tutto bene, Johnny? Sì. Un po' rovinato, ma c'è tutto. Temo che dovremmo arrestarla per... Per cosa, Johnny? Tentato incendio. Mi va bene per ora. Non potete arrestarmi. Voglio telefonare. Non sarebbe corretto verso il signor Barton. Pagherebbe lui la telefonata. Ho mandato un uomo a prenderlo. Credo che ne avremo per un bel po'. Pete potrebbe portarci dei tramezzini. Pensa tu al signor Canning, Mike. Vi raggiungo subito. Bene. Cominciamo ad andare, Marta. Ci vediamo fra un minuto. Mi faccia uscire da qui. Apri la porta, Johnny! Ora avrà quello che si merita. Ma non può colpirmi, sono in arresto. No. Avanti, Johnny, apri la porta. Non puoi picchiare il mio prigioniero. Apri la porta, Johnny. Apri questa porta o la butto giù. Quando finisco il sigaro. Hai speso tutti i nostri risparmi? Ma no, certo che no. Guarda tu stessa, non li ho toccati. E come hai comprato l'anello? L'ho comprato, è ovvio. Ma come? Con pagamento rateale. Ma tu hai sempre detto lo che... Lo so. È una truffa. Oh, ma Johnny! Oh, cara... Ti amo. Ti amo anche. Posso avere la vostra attenzione su questa incantevole seduta d'amore?